Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Kolmic World, lo spazio di informazioni del team Kolmic dedicato a tutte le novità che proponiamo ai nostri amici pescatori. Siamo oggi al Pescare Show di Vicenza e insieme ai componenti proprio del team Kolmic vi faremo vedere una serie di interessantissime novità del marchio Kolmic per il 2024. Chi meglio del nostro Jacopo Falzini è in grado di introdurci a questo ragionamento sui prodotti Kolmic che presentiamo qui in fiera? Jacopo, facciamo un ragionamento innanzitutto generale su quelle che sono un po' le novità che noi presentiamo, poi andremo con i nostri ragazzi nel dettaglio a vederle, per poi invece passare a alcuni prodotti di punta, in particolare sul settore delle bolognesi. Sì, in fiera abbiamo voluto portare tutti i prodotti dedicati ai pescatori, non tanto all'agonismo, alla pesca al colpo, ma ai pescatori in generale. Per cui abbiamo portato il nostro fiore all'occhiello, che sono le bolognesi, poi abbiamo portato delle canne da mare interessanti, sia telescopiche sia ad innesti, per la pesca bellentina e altre tipologie di pesca, che comunque presenterà Valerio e Gabriele. Abbiamo portato anche delle canne per la pesca star casting, sia telescopiche sia di innesti, ci sono anche lì delle novità importanti. E comunque, oltre al discorso, diciamo, del prodotto principale, il carbono, ci sono anche altre novità sulle minuterie e quant'altro, e comunque sono sempre articoli molto importanti per i nostri pescasportivi, perché comunque è molto importante curare bene i dettagli, perché poi la differenza tra prendere dei pesci importanti o meno te la fanno anche le dita. Allora, intanto ricordiamo a tutti i nostri amici pescatori che possono consultare il catalogo Kolmic direttamente collegandosi al nostro sito kolmic.it, lo possono scaricare, visionare online, e questo quindi vi consente di avere una visione a 360 gradi. Jacopo, dicevamo, i nostri prodotti di punta, le bolognesi. Facciamo una carrellata generale. Volevo porre una particolare attenzione a tutta la linea dedicata ai pesci di grande taglia, sicché noi abbiamo proprio dedicato tre canne a questa tipologia di pesca. Abbiamo la Forza 10, una canna che comunque è stata testata e ritestata, però ancora rappresenta il nostro punto di riferimento proprio per quanto riguarda la pesca ai barbi. In qualsiasi corso d'acqua, anche dalle nostre parti in Toscana, ci si trova spesso a combattere con pesci da oltre i 3 kg. E pescando in degli spazi ristretti dove ci sono comunque delle rocce e dei tronchi d'albero sul fondo e tutto, a volte c'è veramente da fare una vera lotta con il pesce, e ci vuole questa tipologia di canne qui. Quindi la Forza 10, come dicevo, è quella che maggiormente ci ha colpito per il compromesso tra potenza, affidabilità e anche leggerezza. Però è stata affiancata anche da canne altrettanto potenti e performanti, magari tenendo un pochino d'occhio anche al rapporto qualità-prezzo, discorso di prezzo. E qui infatti mi riferisco alla canna Spirit, alla serie Spirit. Abbiamo anche delle situazioni dove ovviamente ci dobbiamo confrontare con delle pesche veramente estreme. E mi riferisco alla pesca dei pesci veramente oversize, ma anche a delle pesche particolari come ci sono magari nella regione cantabrica della Spagna, nel nord del Portogallo, dove hanno l'esigenza, pescando a delle scogliere molto alte, di dover sollevare dei pesci da chilo, chilo e mezzo e anche oltre. E lì è nata l'evoluzione della Max Fight, e abbiamo fatto la Max Fight Pro, una canna sempre composta a 5, 6, 7 metri, addirittura un lift up che si può sollevare dei pesi fino a 9 kg, ovviamente sono tutte prove che uno può fare in azienda, però in scogliera
quando uno riesce a sollevare un pesce da 1,5 kg, 2 kg, pescando con un terminale di uno 0,25, uno 0,28, è quello che può fare, perché poi dopo ci sono anche altri fattori che entrano in campo. Comunque questo è per un discorso di far vedere che stiamo lavorando sul mondo bolognese, non soltanto per le canne, diciamo, da amante della pesca col filo sottile con azioni ultraleggere, ma anche canne dedicate a delle pesche pesanti. Ed eccoci qua con il nostro Maurizio Fedeli. Ciao Maurizio. Saluto a tutti. Ciao. Con il quale proseguiremo il ragionamento su quello che è il nostro impegno nel mondo delle bolognesi, arrivando, diciamo, nella zona calda, con quelli che sono i prodotti sostanzialmente più importanti che come azienda presentiamo. A te la parola. Alexa è una canna, fa nelle misure da 5, 6, 7 metri, è una canna che ha un casting di 20 grammi, è una canna che può essere adatta per tutti i tipi di pesca, è una canna d'azione parabolica con una calciatura molto fine, gli anelli sono anelli di buonissima qualità, diciamo che questa è una delle canne che già va a tutto il pubblico possibile e immaginabile, perché ha un rapporto qualità-prezzo molto buono, quindi la potete usare sia nei fiumi che anche in mare. Arriviamo all'Arcana, che anche questa canna ha un buonissimo rapporto qualità-prezzo, è una canna che fa 5, 6, 7 metri e questa volta abbiamo un casting di 25 grammi. Anche questa è una canna adatta sia nella pesca in fiume che nella pesca in mare, avendo un casting un pochettino più potente ci permette di usare dei fili un pochettino più grandi, quindi per insediare dei pesci anche un po' più grandi anche sulle scogliere, avendo una canna molto robusta. Arriviamo al top delle canne, quindi si parla di canne fiume. Abbiamo la Fiume S31, che la potete trovare sia nuda che montata. Il casting arriva fino a 25 grammi. Le misure disponibili sono dalla 5 alla 8 metri. È una canna ovviamente di un rapporto qualità-prezzo un po' maggiore, però sicuramente ha delle caratteristiche maggiori, quindi anche per la pesca un pochettino più raffinata, diciamo. Sempre per pesci di buone dimensioni, quindi il casting 25 grammi ci permette di usare anche dei fili magari anche fino allo 0,20, insidiando magari anche dei grossi barbi o in mare dei pesci di buone dimensioni. Sì. L'anellatura è fatta con gli anelli K e una buonissima placca di qualità. Ora piano piano arriviamo nella zona calda. Nella zona calda calda. Partiamo dalla 6000. Ok? Fiume VR 6000. Canna realizzata col nuovo materiale Water Resin che gli permette una maggiore bilanciatura, una maggiore robustezza e tante altre caratteristiche molto importanti. Anellatura Fuji K e placca Fuji. Disponibile nelle misure dalla 5 alla 8 metri, sia nuda che montata. Questa vi dico che è una delle mie canne favorite. Ovviamente il design di questa canna è di assoluta qualità. Le finiture sia della serigrafia che nel carbonio intrecciato qua vicino alla fine del pezzo, che gli consente di avere una maggiore robustezza, gli anelli. È una canna questa ad azione parabolica che vi permette di pescare con dei finali anche molto sottili. Io l'ho usata con i finali anche dello 07, con degli ami anche del 23, insediando dei pesci, in questo caso molto difficili, cavedani, come molte persone che mi conoscono sanno che mi piace insediare, il mio pesce preferito. Con l'azione che ha riesce davvero ad insediare delle prede molto grandi, anche con dei terminali e dei fili molto sottili. E ora arriviamo al top dei top. Fiume VR 8000 è una canna che viene fornita nelle misure dalla 6 alla 9 metri in questo caso. Quindi vi assicuro che una canna da 8-9 metri, abbiamo fatta provare qua in fiera, a qualcuno ho detto prova questa canna che è 8 metri, invece gli facevo vedere la 9 per far capire la differenza che può avere. È una canna che potete pescare tranquillamente con la canna, pescando in passata tranquillamente, ovviamente nelle misure più grandi, dove avete molta acqua, dove c'è un fiume molto largo, invece le misure più
più piccole si possono usare in tutti i fiumi e anche nel mare. Una delle caratteristiche principali, oltre agli anelli e la placca che sono Fuji, è la pezzatura. Ha un pezzo in meno, quindi la canna risulta molto più sottile, anche se risulta non sbilanciata in avanti, ma molto bilanciata. Vi assicuro che è uno dei fiori all'occhiello, se non il fiore all'occhiello di Casa Colmi. Quindi qua abbiamo raggiunto davvero il top, sia per prodotto che materiale, anche questo è fatto con la Water Resin, quindi tutte le caratteristiche anche della VR6000, però qua davvero abbiamo raggiunto il top per bilanciatura, prodotto e tutte le caratteristiche che ha la canna top. Insieme al nostro Valerio Mastracci inizieremo a vedere quelle che sono alcune interessantissime novità per quanto riguarda la pesca al mare. Allora, Valerio, tu sei per Colmi, ci sono un punto di riferimento per quanto riguarda la pesca in mare. Vorrei innanzitutto parlare con te di una novità importante che è rappresentata dall'evoluzione della serie Araton. Araton è stata prodotta in tre versioni nuove, la DX2, la XXT e la Orata, speciale Orata. Sono tre canne che bene o male si differenziano tra di loro per delle caratteristiche particolari. Parto dalla Orata perché insomma un po' mi stuzzica anche il nome. La Araton Orata è stata progettata per avere una schiena e una progressione capace di poter gestire le ripartenze di questi sparidi anche di grossa taglia. Molto sensibile con i vettini in fibra di vetro. Differenza invece con le altre due che i vettini sono in fibra di carbonio. La XXT è per fondali diciamo medi, capace di gestire zavorre anche da 300 grammi. La DX2 invece diciamo che è la più potente della serie Araton e può gestire grosse prede da fondali molto più profondi e anche di grossa taglia. Ecco, una canna che delle tre forse si spaventa meno davanti a un grosso predatore che potrebbe metterci in difficoltà. Come vi sto facendo vedere, a due mani, Francesco mi sta tenendo la canna, a due mani stiamo facendo forza con un attrezzo leggerissimo che in mano quasi non si sente, di un peso veramente ridotto, con una sensibilità pazzesca in vetta, con una schiena, come vedete, di azione progressiva, ma molto potente per poter combattere pesci di grossa taglia. Questo è il modello XXT, una canna per fondali diciamo medio profondi, una canna che anche lei leggerissima in mano è come non averla. Vediamo però che abbiamo ancora una volta in mano un oggetto veramente potente e con le nostre nuove tecnologie riusciamo a gestire il pesce con la massima sicurezza e con il massimo divertimento. Vedete l'elasticità e la potenza di questa canna. Questa canna sviluppa un'elasticità progressiva lungo tutta la canna, soprattutto nella parte centrale, per gestire le testate di un pesce che può arrivare anche a 4, 5 kg, 6 kg. A differenza delle altre due, la speciale Orata monta vettini in fibra di vetro. Da specificare che ogni modello delle nuove Araton montano più vettini. 3 vettini, 2 vettini, ognuna con sensibilità diverse. Ora passiamo a un prodotto particolare, una canna che Valerio ha corteggiato tantissimo e che se non conoscessi il legame che ha con la sua compagna potrei dire che la potrebbe anche assumere come fidanzata, la Carter. Hai sempre questa canna Carter in testa, ci peschi, ci fai promozione, ci comunichi. Ora, finalmente, parlaci della Carter. Con questa canna è sbocciato un amore fin da quando ho visto il prototipo, da quando ho capito che sarebbe stata ideale per la pesca che faccio io, diciamo, per un 50% della stagione. È una canna in due pezzi, comodissima da gestire, perché poi si può tranquillamente lasciare uno dei due cimini in dotazione montato, ve la faccio vedere, una canna da poco ingombro, una volta che è smontata si può tranquillamente accoppiare
lasciando il filo che esce fuori con la girellina moschettone, e con i nostri strap in velcro possiamo chiudere la canna e metterla o nel gavone o metterla direttamente in macchina o nella sacca delle canne. È una canna leggerissima, sensibilissima, ma dalla potenza disumana. Io con questa canna ci sto facendo dentici di grosse dimensioni, cernie, pagri, orati grossi, ma pesci grossi, 5, 6, 7 kg, 8 kg, perché comunque questi pesci che vi ho elencato sono tutti pesci che vanno staccati dal fondo molto velocemente, perché il bracciolo potrebbe sfiorare, andare ad avere abrasioni su un fondale roccioso corallino come nelle mie parti, ma anche in tante altre parti d'Italia e d'Europa esistono, e quindi ci dà fiducia per combattere quei pesci che, guardandola, non lo diremmo mai. A tutti i miei amici l'ho fatta prendere. Nella mia zona di Livorno ormai è scoppiato l'amore per la carte, ma sono fiducioso che questo amore sboccerà da tantissime altre parti. Allora, dopo la Carter, facciamo un accenno anche a un'altra canna molto interessante, che è la Dipper Fight. Sì. La Dipper Fight anch'essa è una canna in tre misure, 2,40, 2,70, 3 metri, che non ha però il cimino intercambiabile. Ha un cimino più resistente, difatti è una canna improntata per altre profondità, profondità più importanti, con grammature e zavore più importanti. Io ad esempio la uso per il bollentino con il vivo. È una canna che con calamaro vivo, seppia viva, pesce vivo può essere utilizzata per andare ad insidiare ricciole, dentici e cernie. Qua veramente possiamo dare tutto quello che abbiamo e di più. Io ad esempio preferisco la misura 3 metri perché, gestendo braccioli con il vivo che variano dai 180 ai 250 cm di lunghezza, perché bracciolo lungo perché dona all'esca viva un nuoto migliore, un nuoto più naturale che può ingannare di più il predatore e in maniera migliore. Comunque le altre misure, come ho già detto in precedenza, 2,40 e 2,70. Questa è la 3 metri. Come avrete notato, ci sono veramente tante novità nel mondo Colmici per quanto riguarda la pesca in mare, e proseguiamo proprio con il nostro Eddie Miozzo a vedere un'altra interessante novità per la pesca da terra a surf, che è la canna Tempesta Pro. Ciao, un saluto a tutti. Come vi avevamo detto poc'anzi, vi presento le Tempesta Pro, una serie di canne 3 da 4,20 m con grammature 120, 150 e 180, e 2 la lunghezza 4,50 da 150 grammi, 180 grammi. Abbiamo un nuovo stile, una canna fatta veramente bene, una vetta solid verniciato di bianco. L'abbiamo fatta così anche perché durante una pescata succede un imprevisto e si spacca, non si ha da cambiare tutto il pezzo della vetta, quindi solo questo piccolo vettino disegno molto più facile nella sostituzione durante un qualcosa che non possa andare bene durante la pescata. Sono stati montati degli anelli anticorrosione di ultima generazione, placca a vite molto solida, così abbiamo una bella presa durante il lancio, pezzettino antiscivolo, che abbiamo un'impugnatura davvero importante nella spinta del lancio. È una canna ottima per tutte le pesche dalla spiaggia e dalle coste e dalle dighe, soprattutto nella zona del Veneto e Triveneto. Provatela! E con il nostro Gabriele Pistarà proseguiamo nel vedere le novità per quanto riguarda la pesca in mare, parlando di una canna abbastanza importante, l'Underwater. La canna Underwater è una canna nata per il bollentino di medio e basso fondale, indicato per pagelli, orate e tanute. Un ottimo prodotto con una caratteristica davvero importante, ovvero la possibilità di poter aprire la nostra canna. In questo caso abbiamo la 300 grammi in due misure, la 4,50 e la 3,50 m. In che maniera? Semplicemente
ovviamente la canna sarebbe tutta aperta. Se noi vogliamo ridurre la canna a 3,50 m, basta l'ultimo o il primo inserto dal mulinello, lo si incastra così e abbiamo praticamente due misure con una canna. Un altro piccolo ma grande accorgimento sono i cimini intercambiabili. In base alla loro colorazione possiamo capire se abbiamo l'azione light, medium e height. Le underwater sono disponibili nella 3,50 m, 4,50 m o nella 3,20 m, 4 m. Passiamo a un prodotto interessante anche per il rapporto qualità-prezzo, la canna Intrepida per il volentino di profondità, ma non solo. La canna Intrepida è una canna davvero utile per noi pescatori dalla barca. Addirittura si possono pescare i totani di profondità, si può pescare a volentino di profondità e volendo anche un volentino molto particolare che è quello con il vivo, che adesso sta andando di gran moda. L'Intrepida è una canna che potete trovarla in tre misure, 2,50 m, 2,80 m, 3,10 m, grammatura 750 grammi. Una canna in due pezzi, molto comoda perché si ha la possibilità ovviamente di poterla riporre nella nostra cabina o nell'armadio a casa, così non si litiga con la moglie, con le fidanzate, che purtroppo può succedere. La vetta di colorazione bianca, quindi ci rende un po' più facile riuscire a vedere magari le mangiate di quegli occhioni più timidi, ovviamente anche molto sensibile. Adesso vi faremo vedere l'azione di questa canna sotto sforzo, Francesca, che ne dici? Vedete che è un'azione di una canna a dir poco strabiliante e un'altra grande dote è la sua qualità-prezzo. Quindi abbiamo potenza e allo stesso tempo, come potete notare, una grande sensibilità. Insieme al nostro Francesco Barani vi parliamo di una serie di panchetti molto interessanti, slim, però adatti, diciamo, a tanti tipi di esigenze. Allora, Francesco, la serie Veteran non è la prima volta che ne parliamo, ma è un prodotto sempre attualissimo. Sempre in voga. Partiamo dal modello Basic, chiamiamolo così, Veteran 100. Telaio AX, un vano abbastanza fondo per riporre tutte le vostre attrezzature. Passiamo al Veteran 110, stessa caratteristica del 100, unica differenza la possibilità di avere questo schienale inclinabile. Passiamo al modello 150, che è previsto di due moduli. Il primo modulo di altezza 4 cm, il secondo uguale ai precedenti. Poi abbiamo il modello 200, che è previsto sempre dei due moduli del fratello minore 150 e inoltre è previsto anche di un cassetto laterale. Questo modello può andare bene anche per chi si avvicina magari alla pesca in laghetto, sì, con sì, un'attrezzatura base, con, diciamo, i moduli poi complementari che possono comporre, diciamo, uno start-up, sì, di pesca anche in laghetto. Poi abbiamo il 300 e il 400, che sono i modelli, quelli come l'ultimo, più completi, che oltre ai due moduli a ribalta è previsto di due cassetti frontali e uno laterale. I panchetti, c'è da sottolineare che si possono comporre a piacimento perché tutti i panchetti sono interamente modulabili. Tutti quanti i Veteran sono previsti di questo comodo spallaccio che dà la possibilità di portarli sul posto di pesca. Bene, si conclude qui anche questo appuntamento con Colmich World, lo spazio di approfondimento dedicato a tutto ciò che ruota intorno al mondo Colmich. In questa puntata interamente dedicata alle novità che abbiamo presentato, o meglio alcune delle novità che abbiamo presentato con il nostro stand alla Fiera Pescare Show di Vicenza, vi abbiamo trasmesso, insomma, speriamo, alcuni feedback importanti. Nelle prossime settimane e mesi, insieme ai ragazzi del team Colmich, testeremo ulteriormente questi prodotti insieme a tantissimi altri
sul campo con tanti approfondimenti, nuovi video, consigli, tutto per essere sempre in collegamento con voi. A presto!